competenze digitali sono tre fattori che sono in grado di spiegare la scarsa diffusione di internet nella nostra società. E nel quadro a livello europeo, diciamo, il quadro concettuale di riferimento per definire e analizzare le competenze digitali è stato strutturato sulla base di quattro dimensioni principali che vanno dall'utilizzo di strumenti molto semplici, generici, come ad esempio usare un motore di ricerca per cercare delle informazioni, o fino ad arrivare a strumenti molto più evoluti o addirittura specializzati, come nel caso di riuscire a programmare, no? Scrivere un programma, creare una pagina web. Queste dimensioni quindi vanno dall'informazione alla comunicazione, al problem solving, fino a una vera e propria abilità sull'utilizzo del software. Per essere classificati come persone con competenze di base, un individuo deve aver svolto almeno un'attività base nei quattro settori di competenza digitale. Per essere invece classificato come individuo con competenze elevate, bisogna aver svolto attività ulteriori oltre a quelle di base nei quattro domini considerati. Ora, tra gli utilizzatori di internet c'è ancora un gap significativo, c'è cioè una distribuzione eterogenea delle competenze a seconda delle caratteristiche socio-demografiche degli individui considerati. Diciamo che la maggioranza della popolazione che ha usato internet negli ultimi 13 mesi può essere considerata sufficientemente abile sia nell'area dell'information skill, e quindi con l'83,8% persone, di utenti di internet, sia nell'area della comunicazione, quindi più propriamente ha a che fare con la spedizione di email, con la capacità di telefonare via web o di partecipare a social network. Meno, diciamo, importante è la quota di individui che hanno un'elevata competenza nel problem solving e con la familiarità dei servizi online, quindi si parla del 66% degli utenti, e ancora un po' più contenuta, il 62,3%, ha elevate competenze digitali nell'area software skill, che avevamo detto che è la più complessa. Abbiamo già visto che nel confronto internazionale il nostro paese si colloca agli ultimi posti sia riguardo alle attività, allo svolgere, diciamo, attività con il computer, sia anche nei grafici appunto fanno riferimento sia all'attività di svolgere il computer sia anche nell'utilizzo di internet. Qual è l'utilizzo appunto che fanno gli utenti di internet nell'anno 2013? Come possiamo vedere, gli utenti utilizzano principalmente internet per spedire o ricevere email, ma anche per leggere i giornali, per informarsi, per cercare informazioni su marchi e servizi. Insomma, una grande quantità di attività fino a cercare informazioni sui siti della PA. Naturalmente, gli utenti cosiddetti forti, appunto, che si collegano ad internet tutti i giorni hanno percentuali significativamente superiori al totale degli utenti di internet. Dunque, l'indagine sugli aspetti della vita quotidiana e in particolare appunto il modulo di cui la ricerca di cui ci stiamo occupando ha consente di individuare un insieme di variabili che concorrono alla costruzione di profili di uso generale di internet. Delle corrispondenze multiple e a questo è stata effettuata una cluster analisi, ha fatto emergere due fattori diciamo, che ci aiutano a definire i profili appunto di uso generale di internet e quattro poli semantici, diciamo. Il primo fattore è quello dell'alfabetizzazione
alfabetizzazione della competenza digitale, che diciamo, può essere interpretato come un continuum tra l'inclusione e l'isolamento digitale. Il secondo fattore è invece la motivazione all'uso, che vede, diciamo, la polarizzazione tra un uso di tipo strumentale, per esempio quello appunto del collegarsi, del cercare informazioni sulla pubblica amministrazione, a un uso più recreativo, legato appunto all'intrattenimento. Dunque, questo tipo di analisi ci ha consentito appunto di ricondurre le persone dai 6 ai 79 anni a 5 profili, diciamo, digitali, ma anche di valutare l'equità, in un certo senso, della digital society italiana, cioè la possibilità, non solo la possibilità di accesso, la capacità di uso e la responsabilità di uso, ma anche appunto come queste dimensioni, in che misura queste dimensioni raggiungono le diverse fasce della popolazione e i diversi livelli territoriali. Rapidamente vi illustro appunto i 5 profili digitali che è stato possibile analizzare. Il primo profilo è il profilo, diciamo, più folto, che raccoglie il 29% della popolazione, che riguarda quello dei primitivi digitali, cioè si tratta per lo più di persone che hanno competenze di base in quasi tutte le aree strategiche su cui si articolano le digital skill, e hanno, diciamo, appartengono alla fascia d'età adulte o mature, e sono talora in condizione di inattività, hanno un titolo di studio pari al diploma e si collocano soprattutto nel mezzogiorno. Il secondo profilo individuabile, che raccoglie il 17% della popolazione dell'interesse, riguarda i cosiddetti digital baby, cioè persone che sono fortemente sovrapponibili al profilo 1 in termini di debolezza digitale delle attività, ma che hanno un profilo demosociale diverso, perché raccolgono soprattutto bambini tra i 6 e i 10 anni, ragazzi fino ai 13 anni, i cosiddetti nativi digitali, e un secondo gruppo di persone, categorie socialmente ed economicamente svantaggiate, con risorse economiche, diciamo, scarse. Il terzo gruppo, quello dei digitali esperti, raccoglie l'11%, e invece è un gruppo evidentemente con una notevole expertise digitale consolidata e praticata da ampio spettro, sia a casa che nel posto di lavoro. Questo profilo di questi individui evidenzia sia donne che uomini tra i 35 e i 54 anni, evidentemente con un livello di istruzione molto alto, una condizione professionale di successo e risorse economiche adeguate. Queste persone per lo più risiedono nel nord d'Italia, specialmente nel nord-ovest e nel Veneto, e nei comuni centro delle aree metropolitane. Un quarto gruppo è stato definito come gruppo dei digitali per diletto. Si tratta di individui particolarmente esperti in tutte le aree delle competenze digitali. Oltre a utilizzare il PC per motivi di studio, considerano l'informatizzazione e la rete degli ambienti privilegiati per condividere e socializzare. Si tratta per lo più di giovani tra i 14 e i 34 anni, prevalentemente studenti o giovani in cerca di prima occupazione. Sono ottimi navigatori, ma non sono interessati, in effetti, anche per la loro giovane età, ai servizi bancari, sanitari e oppure all'offerta telematica della pubblica amministrazione. Infine, il quinto profilo riguarda i cittadini digitali, i cosiddetti cittadini digitali, si tratta di cittadini la cui caratteristica distintiva è proprio la versatilità di uso, la loro alta e poliedrica competenza, tanto nell'impiego del PC quanto nel mondo del web. Si tratta di tipicamente di frequentatori dei social network, dei forum di discussione, delle chat, che cercano informazioni su merci e servizi, utilizzano la rete anche per vendere online o per informarsi. E tra l'altro ogni luogo per queste persone, quindi la casa, il posto di lavoro, la casa di amici, è indicato per accedere
al PC o a navigare in internet. Il profilo demosociale di questi individui, diciamo, non sono elementi, la condizione professionale, il genere, l'età, non sono elementi particolarmente distintivi, perché troviamo giovani in cerca di prima occupazione o professionisti già avviati, come per esempio giovani studenti, laureati o dottori di ricerca. L'evoluzione, diciamo, la possibilità, l'accesso ad internet, modifica anche il quadro rispetto al rapporto con la funzione culturale. Il primato della socializzazione non è più esclusivo appannaggio delle tradizionali forme attraverso cui viene veicolato, viene veicolata la cultura di massa, e le nuove tecnologie, quindi dell'informazione e della comunicazione, definiscono in qualche modo nuovi canali e nuove modalità di produzione culturale. La ricerca quindi consente anche di rispondere ad alcune domande di grande rilievo, quindi intanto come si collocano i cittadini rispetto alle tradizionali forme di intrattenimento, di partecipazione, di produzione culturale ai tempi di internet. In secondo luogo, se internet, oltre a favorire lo sviluppo sociale e la modernizzazione, contribuisce anche ad attenuare le tradizionali differenze sociali, cioè se è in qualche modo un elemento di democratizzazione, e infine se le nuove tecnologie aprono anche nuovi orizzonti e creano nuove opportunità per un diverso approccio alla cultura. Intanto diciamo che sono 16 milioni e 400 mila gli utenti forti di internet che hanno fruito di almeno un intrattenimento fuori casa, e come vedete tra gli utenti forti la percentuale di coloro che usufruiscono di intrattenimenti è molto più elevata del totale. L'utilizzo di internet conduce anche a un recupero del gap generazionale in termini di fruizione culturale. Se l'età di maggiore partecipazione a tutti gli intrattenimenti fuori casa, sul totale della popolazione, quella relativa ai giovani tra gli 11 e i 24 anni, tra gli utenti forti di internet vediamo che anche le fasce mature, le fasce adulte o le fasce oltre i 55 anni hanno appunto un recupero nella funzione culturale, quindi teatro, musei, mostre riguardano, sono tipi di attività che vengono frequentemente utilizzate sia in età scolastica ma anche dopo i 45 anni, così i monumenti, i siti archeologici e i concerti di musica classica anche dopo i 55. Un forte recupero si ha anche tra i generi, sia nel totale della popolazione l'intrattenimento viene fruito, quindi tipo culturale viene fruito soprattutto in maggioranza dagli uomini, tra gli utilizzatori forti di internet la situazione si capovolge addirittura. Tra gli utenti forti, per esempio, il 74,2% delle donne va al cinema, il 35,9% delle donne visita monumenti o siti archeologici, quindi una quota leggermente superiore a quella degli uomini. Un recupero di gap si osserva anche rispetto al titolo di studio. A parità di titolo, questo recupero è tanto più forte quanto più il titolo di studio è basso. Per esempio, tra gli utenti forti di internet, quelli che si usufruiscono, diciamo, del cinema, addirittura supera più di 38 punti percentuali le persone invece non udenti di internet. Analogamente si osserva anche per la lettura. Quindi sicuramente l'utilizzo di internet è un utilizzo che come dire, consente un recupero dei fortissimi gap che si osservano a livello del titolo di studio. Quindi abbiamo visto, ci siamo chiesti se le nuove tecnologie aprono anche orizzonti nuovi, creano nuove opportunità per un diverso approccio alla cultura. In effetti la risposta
è quasi scontata, in effetti viene utilizzata per comunicare, esprimere opinioni su temi sociali e politiche e politici, viene utilizzata per acquisire e fruire punti della cultura, ad esempio leggere news, il 73,3% degli utenti forti leggono news appunto su internet, per diffondere cultura, prodotti ad esempio di propria creazione, ma anche per partecipare online a consultazioni o a votazioni. Bisogna tener conto oltretutto che le nuove tecnologie consentono anche proprio una diversa modalità di fruizione della cultura fra coloro che non sono mai andati al cinema. In realtà una quota non irrilevante di utenti utilizza appunto direttamente vede film solo in streaming. Analogamente, fra coloro che non leggono mai quotidiani, la maggioranza legge news via web, e fra chi non si informa di politica e chi si informa di politica via web arriva ad essere addirittura il 60,4% della popolazione, quindi circa 10 milioni. Ora, l'utilizzo di internet per i servizi della PA, come avevamo detto, questo è un altro punto di cui ci saremmo occupati, vede un utilizzo diciamo diffuso. Nel 2013 oltre 9 milioni di persone di 14 anni e più hanno utilizzato il web per relazionarsi con la pubblica amministrazione, oltre 8 milioni per acquisire informazioni dai siti della pubblica amministrazione, quasi 7 milioni si sono avvalsi dei servizi online per scaricare moduli da siti di enti della PA, quasi 5 milioni per inviare moduli e compilati. La quota di utenti di internet che si sono relazionati online con la PA è pari al 33%, ma tra gli utilizzatori forti il tasso di contatto ovviamente sale, riguarda il 40%, e tra quelli deboli scende al 22%, fino a ridursi ulteriormente tra quelli sporadici al 14,3%. Gli utenti forti non solo interagiscono con la PA di più delle altre tipologie di utenti, ma lo fanno anche proporzionalmente di più all'aumentare della complessità dell'interazione. Quali sono i problemi che invece gli utenti trovano nel rapporto con la PA? Qual è la gerarchia, diciamo, del tipo di problemi riscontrati? La difficoltà dell'interazione con la pubblica amministrazione riguarda la mancanza di informazioni, i problemi tecnici che appunto scoraggiano di più gli utenti. La difficoltà dell'interazione con la pubblica amministrazione in realtà scoraggia o comunque crea problemi anche alle persone in possesso di elevate competenze informatiche. I non utenti, dicevamo, sono un gruppo particolarmente interessante, e soprattutto un gruppo verso il quale dovranno essere orientate anche le politiche sociali per appunto ridurre l'esclusione, diciamo, di questi individui da questo fondamentale strumento di socializzazione. I non utenti di internet sono ancora molti, ma sono in diminuzione. Nel 2013 più di 23 milioni di italiani di 6 anni e più dichiarano di non aver mai utilizzato internet, e la maggioranza dei non utenti è costituita da donne. Le percentuali dei non utenti decrescono nel tempo, ma decrescono in modo meno sensibile tra gli anziani rispetto a tutte le altre classi di età. A livello territoriale, la Campania, le regioni del sud, ma in particolare la Campania, sono quelle con la più alta percentuale di non utenti. Naturalmente la maggior parte dei non utenti di internet ha un titolo di studio molto basso o addirittura nessun titolo, un aspetto interessante che va valutato è quello dell'eventuale isolamento di questo individuo, di collocazione dell'individuo, del non utente all'interno della famiglia. Se guardiamo ai non utenti in un
un'ottica familiare, cioè considerando la possibilità che all'interno delle loro famiglie ci sia qualcuno che usi internet, che abbia la possibilità di accedere a internet, che si abbia un qualche skill, diciamo, dal punto di vista delle competenze di collegarsi a internet, diciamo, il deficit tecnologico si ridimensiona. I veri esclusi digitali sono 12 milioni di persone che vivono in famiglie in cui nessuno dei componenti usa internet, e diciamo un segmento particolarmente rilevante è quello dei 462.000 ragazzi tra gli 11 e i 24 anni che non solo non sono utenti di internet, ma che non hanno nessuno dei due genitori con esperienza di navigazione in rete. Si tratta, diciamo, le famiglie escluse sono quasi per intero nuclei in cui non è presente nessun nativo digitale. 4 su 5 sono composte da persone che hanno tutte più di 55 anni, sono maggiormente concentrate nei piccoli comuni e non risultano quasi mai presenti titoli di studio elevati tra i componenti. Infine, oltre la metà sono insoddisfatte della propria situazione economica. Un'analisi ci ha consentito anche di esaminare, diciamo, all'interno dei diversi gruppi di età, quattro gruppi di età, quali sono le caratteristiche dei non utenti, in particolare tra i 19 e i 34 anni, sembrano essere un indicatore addirittura di esclusione sociale e culturale, dal momento che questi utenti sono caratterizzati proprio da un livello di minore istruzione, da una bassa condizione economica della famiglia, uno scarso grado di partecipazione alle attività culturali, sociali e politiche, una minore pratica di attività sportiva. In questo gruppo la distinzione di genere non risulta rilevante e il fatto di non frequentare internet non appare correlato in misura significativa al grado di soddisfazione complessiva espressa dai giovani nei confronti della propria vita. Tra i non utenti adulti, invece, le variabili che risultano maggiormente correlate con il marcato utilizzo di internet troviamo il titolo di studio, la professione, il sesso e la partecipazione ad attività culturali e sportive. Le condizioni economiche e familiari in questo caso appaiono meno rilevante per gli adulti rispetto a quanto abbiamo osservato per i giovani. Per gli anziani, i fattori che condizionano la propensione all'utilizzo di internet sono da ricondurre soprattutto a livello di istruzione, al grado di partecipazione ad attività culturali e sportive, all'interesse per la politica e al genere. La vitalità sul piano fisico e culturale tende a pesare maggiormente rispetto ai fattori legati alla condizione economica o agli aspetti territoriali. Io vi ringrazio per l'attenzione.